Benvenuti in un nuovo video. Oggi vediamo come i brand possono usare TikTok come mezzo di marketing o in generale le modalità con le quali i brand possono approcciare questa piattaforma. Per chi non mi conosce, io sono Federico Rognoni, sono CEO e founder di Z Production, che è una società che si occupa di creazione di contenuti per brand, influencer, multinazionali, soprattutto per i social ma anche per i media più tradizionali. TikTok sicuramente è una piattaforma che non possiamo più sottovalutare. Dobbiamo per forza andare su questa piattaforma se vogliamo essere al passo coi tempi nei prossimi anni, e infatti moltissimi brand ormai stanno approcciando questo social in qualsiasi modo, e oggi andremo a vedere quali sono le tre modalità principali con i quali i brand possono dire: vado su TikTok e faccio qualcosa. È importantissimo non farlo senza una strategia, perché non dobbiamo semplicemente seguire gli altri perché lo fanno, ma dobbiamo farlo andando a capire prima di tutto cosa stiamo facendo. Non sto qui a dilungarmi sulle potenzialità di questa piattaforma perché ne abbiamo già parlato in moltissimi video, in moltissimi post su Instagram, quindi partiamo subito con la prima modalità, che è la crescita organica. Infatti un brand può andare su TikTok andando a creare il proprio canale, andando a creare contenuti dedicati a questa piattaforma, quindi non semplicemente postando quello che fa sugli altri social, ma creando una strategia vera e propria di crescita organica. Al momento TikTok, rispetto agli altri social, ci permette di crescere anche organicamente senza dover per forza investire in ADV e in altre modalità come ad esempio su Instagram, e quindi dovremmo andare a creare una strategia di contenuti pubblicando con costanza e pensando a qual è la brand identity del nostro brand, quindi dobbiamo capire che linea vogliamo seguire. Una prima componente importante che dobbiamo andare a seguire se vogliamo essere dei brand sulla piattaforma: dobbiamo capire che dobbiamo comunque avere una personalità, dobbiamo essere umani all'interno di TikTok. Quindi non basta andare a fare come facciamo su Instagram, quindi creare delle grafiche e fare qualcosa di non personale. Dobbiamo avere delle persone che diventeranno il nostro volto all'interno della piattaforma. Questo per creare empatia col pubblico, creare una relazione e fare in modo che gli utenti ci seguano nel tempo e riescano a identificarsi col brand attraverso quella persona. Anche perché i loghi all'interno di TikTok, quindi la nostra foto profilo eccetera, sono molto nascosti, non sono il primo elemento che ci viene mostrato quando andiamo a vedere un video, rispetto magari a quello che avviene su Instagram. Di conseguenza, se vogliamo essere fin da subito riconoscibili, dobbiamo fare in modo che le persone ci riconoscano anche dalla persona che vedono all'interno del video o da qualche componente che è costante, come ad esempio la divisa, qualche logo del brand eccetera, anche all'interno del video. Un brand che sta facendo benissimo questa cosa, del quale ho fatto anche un altro video sul canale che potete andare a ritrovare, è quello del Washington Post, che ha deciso che di mettere tutti i contenuti di Dave. Dave è un loro social media manager ed è dedicato principalmente a TikTok, quindi tutti i video che vediamo all'interno della piattaforma del Washington Post sono fatti da Dave. E la cosa interessante è che ha creato anche una formula di sconto per chi viene da TikTok, ed è come se quello sconto viene dato direttamente da Dave. Quindi noi, quando entriamo nella pagina, nella landing page che troviamo nel link in bio, possiamo direttamente vedere che c'è scritto che Dave ci sta dando questo sconto per poter avere l'abbonamento al Washington Post. Quindi sicuramente quello è un esempio bellissimo che possiamo andare a vedere, e se volete recuperare il video potete vedere anche tutto lo studio che ho fatto su quel canale. Inoltre dovremmo andare a fare una scelta molto importante. Secondo me qui abbiamo principalmente due divisioni: la qualità o la spontaneità. Questo dipende secondo me molto anche da che brand siamo e da che posizionamento abbiamo ottenuto nel tempo. Quindi se siamo un brand di alta qualità, quindi magari un brand di lusso, oppure un brand che viene visto esternamente come di alta qualità, sicuramente i contenuti che creiamo all'interno della piattaforma devono riuscire a rispecchiare questo elemento, quindi registrare video con una telecamera di alta qualità, con una gestione di strategia. Ci vuole un grande studio dietro a ogni singolo contenuto per mantenere il livello alto che ha quel brand. Quindi se noi siamo un brand di moda come può essere Gucci, Armani, non possiamo creare contenuti col telefono perché siamo a un alto livello. Se invece siamo una piccola PMI, un'attività locale, qualcosa di molto piccolo, allora lì invece possiamo andare a sfruttare la spontaneità proprio per farci riconoscere dagli utenti. Quindi andare a registrare direttamente video col telefono, andare a creare una strategia di umanità e di vicinanza verso gli utenti ci permetterà di crescere moltissimo. Quindi se siamo anche un brand low cost, famoso,
ma low cost come può essere Shane, andare a creare dei video non di altissima qualità ma con la giusta strategia e fatti direttamente con il telefono o se fatti con la telecamera, comunque andando a far sembrare che l'abbiamo registrati col telefono, ci permetterà di essere molto vicino agli utenti. Ma quello possiamo farlo solo se il nostro prodotto non è di livello alto ma è un prodotto low cost e che deve essere alla grande massa. Inoltre chiaramente dobbiamo andare a ottimizzare il nostro profilo. Ho fatto dei video su questo canale nel quale spiego nel dettaglio ogni singolo elemento, quindi dagli hashtag che dobbiamo utilizzare, le caption che utilizziamo, foto profilo, descrizione, tutti questi elementi dobbiamo studiarli, non possiamo andare sulla piattaforma e fare tutto un po' a caso, dobbiamo andare a studiare ogni singolo elemento in modo che quando inizieremo a creare contenuti tutto è già a posto. Soprattutto per gli hashtag ho fatto un video in particolare dove spiego che dobbiamo utilizzarne 4, chiaramente questo è un numero indicativo, uno di grandi dimensioni, due di medie dimensioni e uno molto piccolo che vada a caratterizzare il brand o il singolo video. Comunque vi rimando a quel video perché ho parlato per 10 minuti, quindi è inutile che mi dilungo qua. La seconda modalità con la quale un brand può andare su TikTok è quello dell'influencer marketing. Io per 2 anni mi sono occupato di varie campagne di influencer marketing per diverse multinazionali e i risultati che abbiamo ottenuto su TikTok sono veramente straordinari, soprattutto perché il prezzo dei singoli TikTok e dei singoli influencer è molto più basso rispetto agli altri social, ma soprattutto abbiamo una componente importante, ovvero la riconoscibilità, perché noi anche qui dobbiamo fare una grande distinzione su due modalità. La prima è quella dei micro influencer, quindi anche fino ai 150.000 follower, che sono influencer che costano molto molto poco, se non addirittura semplicemente con lo scambio merce. In quel caso i video possono fare veramente molte visualizzazioni, possono arrivare anche al milione se il video va bene, e quindi in quel caso puntiamo sulla quantità nel regalare il nostro prodotto, fare collaborazioni con tantissimi micro influencer e sperare che uno di questi video vada virale e che traini poi tutto il resto dei video. In quel caso magari possiamo organizzare una challenge o qualcosa del genere. Invece dall'altro lato abbiamo l'alta riconoscibilità di alcuni singoli influencer, quindi abbiamo alcuni influencer, possiamo dire una quindicina, che sono altamente riconoscibili all'interno della piattaforma, ovvero che se creano dei video anche non sul loro profilo ma magari sul profilo del brand e vengono sponsorizzati, gli utenti gli danno fiducia perché riconoscono subito quell'influencer e quindi commenteranno, interagiranno come se fosse il profilo di quell'influencer, e quindi questa è un'altra modalità. Ma la cosa interessante è che possiamo unire queste due modalità e quindi creare una strategia che viene definita della coda lunga, ovvero andiamo a prendere qualche influencer big, magari uno o due, che vadano a trainare tutta la challenge, e poi una serie di micro influencer che invece vadano a popolare l'hashtag, popolare la challenge che abbiamo lanciato. In questo modo andremo a creare una strategia lineare che ci porta a grandissimi risultati, ed ormai con quasi tutti i brand con i quali sto collaborando utilizziamo questa strategia. Quindi se vi interessa potete farmi qualche domanda qua nei commenti o andare su Instagram, che poi magari faccio un video approfondito solo sull'influencer marketing. Chiaramente se seguiamo queste due modalità in modo diviso possono esserci delle differenze anche a livello di costruzione della campagna, perché molto spesso i micro influencer non hanno agenzia e di conseguenza dobbiamo lavorare direttamente con loro, invece la maggior parte dei big hanno delle agenzie, quindi non dovremo parlare direttamente con l'influencer singolo ma dovremo parlare con l'agenzia, e quindi qua dobbiamo andare a costruire tutto un altro tema. Comunque ne parlerò in un altro video specifico perché secondo me può essere interessante, e appunto se ti può interessare fammelo sapere nei commenti. Infine la terza modalità sono le ads, ovvero quelle che andiamo a pagare delle sponsorizzate per essere presenti all'interno della piattaforma in diverse modalità. La cosa interessante è che su TikTok non esistono solo le sponsorizzate semplici come le abbiamo su Instagram, quindi dove ogni X story vediamo un post sponsorizzato, o nel caso di TikTok ogni X TikTok che vediamo ce n'è uno sponsorizzato, ma abbiamo diverse modalità come ad esempio brand takeover, che sono quello che compare all'inizio quando apriamo la piattaforma, oppure le hashtag challenge che si vanno a posizionare nella sezione scopri e veniamo visualizzati prima di tutti all'interno della piattaforma quando un utente vuole partecipare a qualche challenge, e quindi noi dobbiamo andare a seguire una strategia chiaramente anche in base al nostro budget. E qui anche abbiamo una distinzione fra due elementi, quelle che vengono chiamate reservation e quelle che vengono chiamate in auction.
In reservation sono molto più complicate perché abbiamo bisogno di budget più elevati e si vanno a fare direttamente in comunicazione con TikTok. Quindi parlando con TikTok andremo a creare una strategia unica per questo canale, mettendo in mano a loro il nostro budget e andando a creare una strategia che funziona, andata ovviamente in collaborazione con TikTok. Dall'altro lato invece abbiamo quelle Notion, che sono molto più simili a quelle che avvengono su Facebook, quindi abbiamo una sorta di business manager anche qui, molto simile a quello di Facebook, e quindi se sappiamo usare quello impariamo velocemente anche questo, e qui possiamo andare a gestire le nostre campagne direttamente da questa piattaforma. Chiaramente i budget necessari per partire sono molto più bassi, però allo stesso tempo non possiamo fare tutte le ads che vogliamo, ma solo quelle nel feed, quelle classiche che vediamo. Di conseguenza, in base al nostro budget dovremo prendere una grande decisione. Anche qui vi rimando a un altro video nel quale parlo in modo approfondito delle ads, di tutte le varie modalità, e potete trovarlo anche questo sul mio canale. Quindi in questo video abbiamo visto tre modalità con i quali i brand possono approcciare la piattaforma di TikTok, e quindi la crescita organica, l'influencer marketing e le ads. Sia per la crescita organica che per... potete trovare diversi video sul canale nel quale parlo in modo approfondito di questi argomenti, ne farò sicuramente altri e ne farò uno sull'influencer marketing in particolare. Se hai qualche domanda specifica puoi farmela nei commenti o in direct su Instagram. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e ci vediamo al prossimo.